Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, scusate se non vi guardo in faccia, però sto guidando, quindi può essere molto pericoloso. Allora, con questa bellissima giornata di sole, io vi volevo dare vi volevo dire due cose fondamentali, anzi tre, per quanto riguarda il saldo dell'asta. Quindi una volta che avete partecipato all'asta, avete fatto tutto in maniera corretta con la partecipazione, con l'assegno, quindi che sia del 10% o che abbia altre modalità, perché sappiate che non ha solo la modalità del 10%. Una volta che avete vinto l'asta giudiziaria, tutti sanno che, o la maggior parte di voi sanno che, c'è bisogno di saldare il prezzo. Saldare il costo, quindi saldare l'acquisto entro una determinata data e soprattutto rispettando quelli che sono, a parte i tempi, ma le modalità, quindi con il giusto assegno, con le giuste cifre, perché sbagliare anche di un solo centesimo poi vi può causare quello che è il primo fattore da tenere in considerazione, cioè che rischiate di perdere il bene che vi siete aggiudicato. Quindi avete fatto tutti quelli che sono i dovuti accertamenti dell'asta, il business plan, avete fatto la visione del bene, la ricerca, se il bene conveniva oppure no, avete fatto insomma una serie di analisi, avete investito del tempo e anche delle somme di denaro, che in questo caso possono essere marca da bollo e cauzione eventualmente del 10%. Se non rispettate i termini e le modalità per saldare il prezzo, rischiate di perdere, di vedervi revocato quella che è appunto l'asta. Quindi perdete la cauzione, perdete l'asta. Ora, questo può causare a sua volta altre due complicanze. Cioè, la prima è che potete essere accusati di turbativa d'asta. Quindi poi il secondo fattore che ne scaturisce qual è? È che oltre alla turbativa d'asta, se il nuovo bene viene aggiudicato a 75, ad esempio, che succede? Che siete dovuti, e questo per legge, tramite un decreto, siete dovuti a pagare, questo tribunale poi ve lo impone, siete tenuti a pagare la differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione, anche se non è andato a voi, ma è andato ad un altro acquirente, però siccome è inferiore rispetto a quello che lo avete acquistato voi, il tribunale, sotto una forma, diciamo, di sanzione, vi obbliga a pagare la differenza. Quindi quel 25 in sostanza lo dovete pagare voi, anche se non avete il bene, avete perso anche la cauzione, eccetera, eccetera. Questa è una cosa da tenere molto in considerazione, perché se sbagliate alcuni passaggi, termini e modalità, vi precludete perdita di tempo e soldi. Quindi ecco perché è molto importante imparare da chi lo sa fare, quindi da chi sa come si fanno certe cose, anche se sono cose molto semplici da seguire, però spesso si cade in questo tranello, quindi in questo più che altro inghippo, si può dire, se possiamo dire. E quindi ragazzi, occhio a queste cose e occhio a come vi muovete, e poi se insomma, avete problemi, potete sicuramente chiedere a noi e vi possiamo dare qualsiasi tipo di aiuto. Io intanto vi invito per chi è pugliese, a partecipare alla mia presentazione del libro, che si terrà il giorno, se non sbaglio, il giorno 9 marzo, quindi tra qualche giorno, in provincia di Bari, precisamente a Mola di Bari, da dove sono partito, ecco. Quindi chi è pugliese mi può raggiungere, vi firmo anche il libro. Ci saranno un bel po' di persone, ci sarà anche la stampa presente, e sono molto contento di questo, perché questa presentazione non è stata, tra virgolette, proposta da me, ma sono stato invitato per questa presentazione. Sono stato invitato da persone importanti del mondo del business, diciamo così, da un imprenditore importante della zona, che mi conosce, a presentare questo libro, perché lo ritiene davvero molto 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 interessante, cioè Aste Giudiziarie per chi parte da zero.
che è un libro basilare per chi parte da zero, quindi non per i top professionisti, quelli lo faremo altri libri successivamente. Quindi ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, buone aste giudiziarie e soprattutto vi auguro tanto successo. Ciao!